Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo qui con Enrico Gravina. Enrico è il responsabile presso il nostro centro, presso la clinica Antonini Urology, del rapporto con i pazienti. Enrico accompagna i pazienti nel loro percorso prima, durante e anche dopo, perché rimangono in contatto e ci sono pazienti ormai fidelizzati da anni che continuamente lo chiamano per chiedere consigli e per ringraziarlo di tutto quello che abbiamo fatto per risolvere il loro problema. Enrico è qui, voglio presentarvelo perché è una parte importante del nostro servizio, del nostro team. Enrico, dici in due battute un po' quello che fai, qual è il tuo ruolo e quello che vogliamo fare. Stiamo preparando una rubrica che si chiama Le pene del pene, nella quale Enrico risponderà a tutti quei pazienti, ovviamente sempre sotto la mia supervisione da un punto di vista medico, risponderà a tutti i pazienti che vorranno avere delle delucidazioni sia tecniche sia anche nel percorso dopo l'impianto di una protesi al pene che potranno effettuare presso il nostro centro. Enrico, prego. Grazie Gabriele. Grazie e io sono veramente onorato e privilegiato di poter avere questo ruolo all'interno di Antonini Urology, perché il professor Antonini è stato il primo illuminato a capire che è necessaria in questo percorso verso la guarigione di un paziente che soffre di deficit erettile di una figura che sia intermedia tra il medico e il paziente. Io non sono un medico, ma questa è la mia forza in un certo senso, perché io assisto i pazienti da un punto di vista umano, da un punto di vista di esperienza, per tutta l'esperienza che ho avuto in questi anni con Antonini Urology, accompagnandoli in un percorso emozionale che io conosco perfettamente quale esso sia. Anche perché il paziente che soffre di deficit erettile, voi che mi ascoltate, probabilmente, anzi sicuramente potrete darmi ragioni, è un paziente che effettivamente vive un dramma immenso, che gli rende una vita difficile, una vita grigia, una vita di solitudine, una vita di evitamento, e quindi vede un problema enorme che in effetti però da un punto di vista pratico poi si riduce ad essere un problema idraulico. Un problema meramente idraulico, perché poi alla fine l'erezione è il grande ricatto con cui l'uomo deve convivere e il sangue, che quindi che è dell'erezione e la trasmissione di questa erezione, diventa il grande usuraio di quest'uomo. Quindi alla fine un impianto di protesi peniena idraulica non fa altro che sostituire, annullare il potere che ha il sangue e sostituirlo con un impianto idraulico alternativo controllato dall'uomo. Quindi io quello che invito a pensare sempre al paziente è che il problema è molto grande, ma la soluzione è molto semplice, perché alla fine si tratta di un uomo guasto, ma è un guasto idraulico che si può assolutamente risolvere, certo, nelle mani delle persone giuste, dello specialista giusto, della procedura giusta e di un percorso giusto. E noi siamo qui per dare quel supporto prima, durante e dopo un intervento chirurgico o comunque una soluzione che può essere farmacologica, chirurgica o altro, che il medico, appunto, che il professionista medico saprà indicarvi. Beh, hai detto delle cose sacrosante. Enrico ha ormai nel settore un'esperienza incredibile, perché è stato con me in sala operatoria, penso veramente per centinaia e centinaia di impianti. Siamo stati a Cuba insieme, è venuto con me, a Madrid, quindi a Miami, siamo stati, la cosa più importante, col professor Perito, lui è molto amico con il professor Perito. Quindi Enrico ha veramente, da un punto di vista di quello che ha visto, dell'esperienza che ha avuto vedendo numerosi impianti, sia tecnicamente ma anche nell'approccio emozionale prima e dopo la procedura chirurgica, ha un'esperienza incredibile. Quindi questa rubrica sarà una rubrica dedicata a tutti quelli che vorranno fare delle domande, che ovviamente saranno visionate preventivamente da me, alle quali poi lui potrà dare una risposta, soprattutto da un punto di vista emozionale. Bene, anche questo fa parte della nostra strategia di coinvolgere, di far capire, di disseminare
quello che riusciamo a fare e il nostro metodo per curare in modo definitivo, in modo brillante, con una grande soddisfazione, il deficit erettile che non risponde ai trattamenti farmacologici. Vi ringrazio, ringrazio Enrico ancora. Grazie. Per essere stato qua, in bocca al lupo per la tua rubrica. Grazie. E ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.